corso di disostruzione pediatrica. Che cos'è e perché è fondamentale che tutti i neogenitori lo facciano? Benissimo, io sono Matteo Silva, osteopata pediatrico. Io sono Pilar Nannini, pediatra. Benissimo Pilar, allora, corso di disostruzione pediatrica. È importantissimo, spesso si associa la disostruzione pediatrica all'alimentazione complementare o, come si voglia dire, svezzamento. In realtà è un corso che riguarda tutte le persone che hanno a che fare con i bambini, quindi non solo genitori ma anche zii, tate, nonni e soprattutto caregiver e tutti gli operatori dell'infanzia, quindi anche operatrici dell'asilo nido, operatrici della scuola materna, insegnanti. Ed è molto importante perché ogni anno i casi di morte per soffocamento sono pari a 500 soltanto nel nostro paese e aumentano di anno in anno, quindi è importante sapere quali sono le manovre da attuare perché un intervento tempestivo può veramente essere efficace fino al 98% dei casi, quindi wow. Sapere come intervenire prontamente può salvare veramente tante vite, non solo la vita di nostro figlio ma anche la vita di tanti bambini. Basta pensare a tutte le situazioni in cui ci possiamo trovare in difficoltà, perché un genitore, anche il genitore più attento, può avere un momento di distrazione in cui il bambino magari si ritrova tra le mani un oggetto che il genitore non pensava di aver lasciato in giro. Basta il bottone o il dado o il tappo della bottiglia, e essere anche in un'età non proprio da svezzamento, quindi anche prima dei 6 mesi di vita, anche 5 mesi, e il genitore deve ovviamente sapere in tempo rapido come intervenire e soprattutto come riconoscere un bambino in difficoltà. Assolutamente, assolutamente parole d'oro. Infatti questi corsi sono consigliati a genitori, a neogenitori, li potete fare sia prima che nasca il bambino, che magari avete un po' più tempo, sia dopo la nascita del bambino, non solamente quando il bambino deve essere svezzato, utilizziamo questo termine meno consono, meno scientifico, ma per farvi capire qual è poi la tempistica. Vi lascio qui in descrizione i videocorsi di Pilar, della nostra super pediatra, sia sulle manovre di disostruzione pediatrica, sia quelli sulla parte di prevenzione del soffocamento in generale. Vi ringraziamo per essere rimasti con noi, vi chiediamo di lasciare un like a questo video e ci vediamo nel prossimo. Un abbraccio!